E ciao a tutti, come sapete io non mi trucco e non mi sistemo per fare i video, sto solo cercando la luce migliore per potervi far vedere i prodotti e parlarci vis-à-vis. Allora, mi avete chiesto in tante un video sugli utilizzi di questo sapone. Adesso questo è quasi finito. Questo lo vedete quasi finito, è il sapone del Dr. Bronner che è disponibile su vari siti. Io questo l'ho acquistato sul sito di Ecoverde. Allora, questo sapone mi piace tantissimo perché, soprattutto perché è un sapone multiuso, cioè compro la confezione piccola, lo porto in viaggio e mi ci lavo dai capelli, ai panni, ai piatti, alla frutta e a tutto quanto. E siccome a me piacciono queste cose, non mi piace avere un sapone per gli occhi, uno per la bocca e via discorrendo, no, non credo, penso tutte queste sono strategie di marketing. Allora vi dico gli utilizzi pratici. Non ho preparato questo video, io ormai le diluizioni le faccio ad occhio, però questo è un sapone concentrato, quindi va diluito e quindi vale il prezzo perché diluito dura un bel po'. Solitamente quali sono le diluizioni che uso io? Solitamente sono 1 a 2 oppure 1 a 5 oppure 1 a 10. Tendenzialmente, molto spesso lo faccio ad occhio, quindi non prendete queste cose come tassative, perché non lo sono. Allora, utilizzo il Dr. Bronner nella lavatrice. Cosa faccio? Prendo con la mano o con un bicchiere di carta un misurino di bicarbonato di sodio e metto semplicemente così uno schizzo di Bronner e poi lavo il bucato e viene molto bene. Se ho tempo, metto anche degli oli essenziali di mio gradimento. Quante gocce voi mi chiederete? Dipende dalla quantità di biancheria. Anche gli schizzetti di Bronner, ovviamente, se magari la biancheria supera i 4 kg, possono essere 2. Vi dovete un pochino regolare a seconda del modello di lavatrice e ovviamente del tipo di capi. Poi lo uso per lavare a mano. In una bacinella d'acqua, stesso discorso, uno schizzetto di Bronner per la biancheria più delicata, foulard, reggiseni, cose di questo genere. Poi lo uso per lavare la frutta e la verdura, ne metto una o due gocce questa volta in una bacinella di acqua e poi lavo la frutta e la verdura e poi la sciacquo. Poi lo utilizzo per lavarmi il viso, metto una goccia sulla mano, faccio così, viene fuori. Dovete stare un minuto, una schiumetta lo uso per lavare il viso, oppure prendo una confezione di quelle mini da viaggio di shampoo, metto una parte di Bronner e dalle 5 alle 10 parti di acqua e poi lo uso per lavarmi i capelli. In questo caso non fa tanta schiuma, però li lava bene. Oppure ne metto sempre così uno schizzo nella vasca da bagno per lavarmi. E lo stesso con questo lavo anche il baby, cioè il baby si è fatto il bagno con questo sapone, non è assolutamente irritante. Stavo pensando quindi per la... Ah, l'ho utilizzato nel secchio per lavare i pavimenti e anche per lavare le superfici del tavolo e del legno, però bisogna stare attenti perché non va bene per le superfici lucide che richiedono magari una cera oppure di rimanere molto lucide. Però sì, l'ho utilizzato anche in questo per pulire le superfici della cucina oppure le superfici di casa, ovviamente non quelle, ovviamente va bene per quelle superfici mobili laccati della cucina e queste cose qua. Sì, l'ho usato anche per il legno, non è successo nulla, però non lo vedo, diciamo, per marmi o cose pregiate, ma semplicemente perché per superfici pregiate credo sia meglio utilizzare dei detergenti specifici. Niente, insomma, ne ho una confezione in ufficio per lavarmi le mani in ufficio perché le lavo abbastanza spesso perché arrivo magari coi mezzi e tutte queste cose, quindi mi lavo le mani dopo aver pranzato, prima di lavarsi i denti, quindi ne ho una confezione in ufficio. Adesso mi sembra in ufficio ho l'eucalipto. Quelli che ricompro sempre, sempre sono questo neutro perché un altro utilizzo che vi ho fatto vedere su questo canale, magari vi metto il link sotto, è il video del sapone schiumoso. Sapone
schiumogeno, volevo dire, sì, anche schiumoso. È una ricetta che ho preso dal canale di Daniel Beauty Bliss e che ho un po' riadattato. Ne ho una versione invernale all'arancia e cannella, adesso invece l'ho fatto con lemongrass, lavanda, menta e eucalipto. Mi sembra, sono tra i miei oli essenziali preferiti. Quindi mi piace questa versione neutra perché posso personalizzare con i miei oli essenziali. Altrimenti la versione che compro più spesso è quella la menta piperita. È una fragranza la menta che mi piace tantissimo. È la confezione blu, è una delle più famose dei Dr. Bronner. Mi piace tantissimo anche la saponetta. La saponetta può essere grattugiata per il bucato, quindi anche lei è sicuramente multiuso. Anche quella comoda da portare in viaggio e mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda il bronner. So che si può usare anche per lavarsi i denti. Io mi sono lavata i denti una volta con il bronner perché avevo dimenticato di ricomprare il dentifricio, però non è una cosa che io faccio regolarmente, però credo che sia veramente bello avere un sapone così, ecco, multiuso. Le diluizioni perché sono vaga? Perché va sicuramente diluito, una a due è secondo me quando ne metto una goccia sulla mano con un pochino di acqua, quella potrebbe essere una diluizione, uno a due, perché fa subito una crema, una schiuma, non c'è tantissima acqua. 1 a 5, 1 a 10 va bene per il bucato a seconda della delicatezza o meno con cui volete lavare, quindi se lo sporco è più resistente o no. Sicuramente comunque va diluito perché è un sapone molto concentrato che rischia, con un alto potere sgrassante, che quindi rischia di essere troppo aggressivo sia sulla pelle che sulle superfici e sul bucato se non lo diluite. Comunque sperimentate sicuramente e per trovare la vostra diluizione ideale. Se avete voglia di prendere una lente di ingrandimento e di leggere tutta la confezione è abbastanza delirante, però ci sono anche delle parti sulla diluizione. Io all'epoca l'avevo anche letta tutta l'etichetta, mi sembra di averne anche parlato sul canale, ma in questo momento non ricordo, non vorrei dire delle cavolate. E quindi mi sembra di avere proprio detto tutto e spero che questo video vi sia stato minimamente utile. Ci vediamo al prossimo. Ciao!